ore 8:45, Calignano. Si apre il cancello di una casa che conosciamo bene. Lo aveva aperto per noi tante volte la donna che ci abita, Barbara Pasetti. Ora non è lei ad aprire, ora non possiamo entrare, perché ora Barbara Pasetti è indagata per l'omicidio di Gigi Bici. E allora è la squadra mobile di Pavia ad entrare. C'è la scientifica, ci sono i cani, i metal detector, il georadar. Ripartono da qui gli investigatori, da questo monastero del 1600, perché qui, forse, c'è il pezzo che manca. Sì, perché l'incredibile puzzle dell'omicidio di Gigi Bici non chiude. Che cosa manca? Che cosa stanno cercando? Li vediamo setacciare tutte le stanze del piano superiore, il pozzo all'interno della casa, poi i canali di scolo, l'intero perimetro delle mura. Ed eccolo, il piccolo surf dell'uomo ragno, a ricordarci che qui abitava un bambino di 8 anni, prima che sua madre fosse arrestata, prima che sua madre fosse indagata per omicidio. Che cosa stanno cercando in questa casa? I poliziotti si spostano nel retro del monastero. C'è un giardino, scavano per un tempo lunghissimo e poi setacciano il terreno col metal detector. Che cosa stanno cercando? Quello che manca. La pistola con cui Gigi è stato ucciso, il proiettile che l'ha colpito alla testa e poi manca il suo cellulare, manca il portafogli, un orologio, le scarpe. Che cosa stanno cercando? Dove è stato ucciso Luigi Criscuolo? Dove è stato nascosto il suo corpo? Chi lo ha spostato? Chi lo ha lasciato fuori al cancello di questa casa? Davvero intrappolata in queste mura la verità sulla morte di Gigi? Forse l'unica che potrebbe rispondere a queste domande è la donna che ci ha aperto il cancello tante volte, la mamma di un bimbo di 8 anni con il surf dell'uomo ragno, l'unica indagata per l'omicidio di Gigi Bici.